rallentata dalle cattive condizioni meteorologiche, ma ora è entrata nel vivo la vendemmia. Si tratta dell'evento più importante per gli alcamesi, perché dalla vendita del vino dipende quasi tutta l'economia alcamese. Abbiamo con noi Giuseppe De Luca, presidente della cantina San Francesco di Paola. Ebbene, come si presenta la produzione di quest'anno? La produzione di quest'anno, a causa delle piogge, si presenta bene nella maggior parte dei casi, salvo qualche piccolo appezzamento di terreno che l'uva viene attaccata dalla bocitis. Per quanto riguarda il prezzo, già è stato stabilito e come si articolerà? Non è stato ancora stabilito, perché noi diamo un acconto, cioè sarebbe un anticipo che ancora non abbiamo determinato, perché abbiamo la buona abitudine ad Alcamo di riunirci 3-4 cantine per stabilire l'anticipo. Quello dell'anno precedente era 30 centesimi, speriamo di poterlo migliorare quest'anno. Tra cooperative, cioè cantine e privato, a quanto ammonta l'ammasso? Si può fare una cifra? Almeno 1,5 milioni di quintale in tutto l'alcamese e l'entourage dell'alcamese. Molte cantine hanno intrapreso già la via dell'imbottigliamento, ci sono tantissime etichette, c'è un mercato sempre più favorevole al vino. E siamo d'accordo che questi privati possano lavorare, perché hanno un interesse privato e quindi hanno la possibilità di organizzarsi commercialmente, mentre le cantine stiamo stentando ad avere un'attività commerciale nostra delle bottiglie per la sistemazione, cioè per avere tutte le persone che possono essere, si possono dedicare a questa attività. La cantina San Francesco di Paola si è dotata di nuove tecnologie, vuole presentarcele? Sì, quest'anno abbiamo fatto degli investimenti, ho ordinato una macchina della Toffola, che è una pressa soffice, cioè praticamente una pressa che fa una lavorazione non all'antica congetturazione dei graspi e delle cocce e della buccia, ma semplicemente a pressione, per cui non si ottengono dei vini di alta qualità. Grazie e buon lavoro.